La famiglia Riva, l'origine è molto probabilmente legata a Como, però noi la troviamo già presente a Lugano in epoca medievale. È comunque in epoca dell'antico regime che la famiglia si manifesta perché va a occupare i posti di comando all'interno del bagliaggio di Lugano. L'ascesa, diciamo, sociale dei Riva è simile ad altre famiglie, cioè partono da mercanti, poi investono nell'acquisto di terreni, sia nel Luganese sia nel Mendrisiotto, e poi inizia l'istruzione, cioè mandare i figli a studiare. In particolare i Riva vanno verso Lucerna, un cantone cattolico, vanno a studiare diritto e soprattutto vanno a studiare la lingua. È importantissimo sapere il tedesco per poter poi a Lugano dialogare con i Lanfocti. Parallelamente agli studi, i Riva cominciano a acquisire titoli sia quelli legati al patriziato di Lugano, Bioggio, sono patrizi, ma anche di Lucerna. E poi Giovanni Battista Riva acquista il titolo di conte dai Farnese di Parma, Piacenza e Castro. Sulla fine del Settecento, 1777, un altro Riva, che era del ramo dei nobili, Giacomo Filippo Riva, acquista invece il titolo di marchese da Massimiliano I di Baviera. Ci sono i titoli da un lato e dall'altra parte, questi tre palazzi Riva traducono plasticamente il potere raggiunto da questa famiglia e all'interno di questi palazzi poi l'arredo è consono al loro status sociale. Ci troviamo nella contrada di Cioccaro e la contrada di Cioccaro era, insieme a Verla e a Nassa, la contrada più antica del borgo di Lugano e quindi anche più rappresentativa, rappresentava proprio il cuore pulsante del borgo e per questo rispondeva alle esigenze di una famiglia come quella dei Riva che voleva anche un edificio di rappresentanza. Questo palazzo è importante per la storia della famiglia Riva perché rappresenta la culla del ramo dei Conti, che è stato il padre del primo conte Riva, che ha acquisito per primo una serie di edifici che poi li ha accorpati facendone una dimora unica e che doveva diventare un po' il simbolo e il luogo d'aggregazione per eccellenza della famiglia. E proprio per questo motivo Giovanni Battista Riva, quindi il figlio di Antonio, nel suo testamento dà delle indicazioni molto precise ordinando che tutto deve rimanere così come stava e così come lui stesso aveva voluto disporlo, sia per quanto riguarda l'arredo, sia nella disposizione dei locali. Chiaramente perché voleva dare l'idea della coesione della famiglia e di una comunità di intenti. Questo tanto più era importante in una famiglia come la sua che contava ben 17 figli. Questo palazzo, ad esempio, si sa dall'inventario del 1804 che aveva quasi 200 quadri, varie argenterie, c'era il salone di rappresentanza che era questo, che aveva quindi affreschi come questo, che rappresenta il buon consiglio che guida la gioventù nell'orbita della virtù. L'affresco che si trova nella stanza, che viene definita nel testamento la stanza dell'alcova, rappresenta la notte. Sono due putti, l'uno che raffigura il sonno e l'altro la morte. E viene dipinto da questo pittore Bartolomeo Rusca di Arosio,
che è un pittore anche questo di grido, perché lavorava, guarda caso, proprio per la classe nobiliare, soprattutto a Piacenza. Va ricordato che i Riva hanno ottenuto il titolo di conte proprio dai Farnese, quindi c'è ovviamente questo collegamento. Il palazzo dall'esterno manifesta attraverso le sue forme nobili, il suo differenziarsi dall'architettura di Lugano, delle altre case più modeste, manifesta esternamente il potere. Poi quando uno valicava la soglia, entrava, era come un biglietto da visita, insomma, questi scaloni. E poi quando si saliva al piano nobile, c'erano questi saloni tappezzati di quadri. Anche questo è un modo per far capire da chi si era ricevuti, dove si stava andando. Quindi la quadreria è anche un altro aspetto del manifestare la propria classe sociale. Il Palazzo Riva di Santa Margherita è un bellissimo esempio di palazzo all'italiana del primo Settecento. Il palazzo è una delle poche residenze sopravvissute alle trasformazioni che hanno cambiato radicalmente il volto di Lugano, soprattutto a partire dalla fine dell'Ottocento, ed è anche l'unico delle storiche residenze Riva che sono ancora abitate e di proprietà della famiglia che ne ha assicurato la conservazione e che così ha permesso anche di contribuire alla sua salvaguardia e alla salvaguardia di un monumento che fa parte oramai della memoria collettiva. Il palazzo è stato un cantiere aperto per ben 20 anni, dal 1732 al 1752, ed è stato seguito sempre da vicino dal suo committente, che era Francesco Saverio Riva, che portava il titolo di conte ereditato dal padre e poi anche quello di abate. Però Francesco Saverio era soprattutto un erudito, un poeta, che aveva mantenuto i contatti con i maggiori centri di cultura italiani anche dopo il suo rientro a Lugano. Il salone di rappresentanza era utilizzato soprattutto per i ricevimenti, per i balli, ed è un elemento fondamentale di un palazzo nobiliare. In questo salone si può vedere un soffitto a cassettoni e nelle parti alte delle pareti corre tutta una fascia, un fregio con motivi architettonici. Di particolare interesse è la veduta che raffigura lo stesso Palazzo Riva, così come era in origine, con di fronte la chiesa di Santa Margherita che è stata demolita nell'Ottocento. E la veduta, quindi al di là del suo interesse artistico, assume anche il valore di un documento della Lugano del Settecento ormai scomparsa. Quando l'opera parte, di solito è per l'opera un piccolo trauma, perché comunque viene spostata da un ambiente dove è abituata a stare per andare in un altro. Dunque, nel controllo dell'opera bisogna riempire un condition report, una scheda, una specie di passaporto, di carta d'identità dell'opera, dove vengono scritti le forme, ma soprattutto anche il tipo, se è un dipinto, se è anche una cornice, eccetera, eccetera. Questa lampada che noi restauratori usiamo mette in evidenza, amplifica proprio quelle anomalie, quei punti, quei difetti, quelle problematiche che il quadro può avere o che ha avuto, perché riconosciamo anche i restauri precedenti. La cosa più affascinante è quando prendi nelle tue mani qualcosa che è stato realizzato magari da un grande pittore, da qualcuno che ha fatto addirittura la storia della pittura.
Fondamentalmente sono tutte opere che appartengono alla famiglia, quindi ci sono dei libri, appunto ci sono delle miniature, anche degli oggetti di uso comune, oltre a tele enormi e anche delle cornici importanti scolpite nel legno, molto belle e molto delicate. È un lavoro molto manuale, ma nello stesso tempo dobbiamo stare molto attenti, perché quando hai nelle mani opere d'arte che hanno un grande valore, le operazioni in fondo non cambiano, però è lo stato emotivo che cambia, è la preoccupazione. Intanto è un lavoro che si fa per passione, perché è un lavoro che ha bisogno di tantissime competenze, di moltissimo aggiornamento, ma al contempo è un lavoro strettamente artigianale, per cui per eseguirlo ci vogliono tantissime ore di lavoro. Diciamo, è un lavoro che tutte noi facciamo per passione. Ovviamente la passione e la possibilità che ti dà questo lavoro è di vedere un'opera che magari aveva uno stato di conservazione precario, era mal leggibile, era vicino a volte anche alla sua distruzione, perché questo capita purtroppo, cioè anche i dipinti hanno un tempo vita, e più ci si avvicina a questo momento in cui, diciamo, l'insieme cede, più l'intervento del restauratore è necessario. Le opere sono arrivate allo studio con uno stato di conservazione mediamente buono, però ci si è resi conto che per poter affrontare una movimentazione, un'esposizione in mostra, bisognava andare a fare alcuni interventi necessari, soprattutto a livello conservativo. Dopo queste prime fasi, diciamo, di carattere conservativo, invece abbiamo fatto dei test di solubilità per andare a capire che tipo di vernice c'era sulla superficie e per andare a solubilizzarla, in modo da andare a ritrovare delle tinte che siano il più diciamo veritiere di quelle che erano le tinte che l'artista aveva steso sulla superficie per creare la sua opera. Cioè, comunque, il fatto che il dipinto, l'opera d'arte, sia in mano a un collezionista o comunque a chi l'ha ereditata, diciamo, che è interessato a lei, non è solo un oggetto di arredo, diciamo, l'attestazione di uno status sociale. È molto più facile che l'opera stia bene, ecco, in un ambiente che sa esattamente che cos'è quell'opera, quanto sia importante, quanto la storia ce l'abbia tramandata e sia nostra responsabilità tramandarla per il futuro. La facciata principale di questo palazzo non è rivolta verso il lago, ma è rivolta verso il borgo. All'esterno le facciate sono a pietra vista, rustiche tra virgolette, no? Che è un po' un tipo di trattamento delle pareti che troviamo anche in altre località, sia in Piemonte, in particolare a Torino, ma anche verso Piacenza abbiamo questo tipo di pareti lasciate un po' rustiche.
Questo palazzo viene costruito a metà Settecento per volontà di Giovanni Battista Riva, che i documenti dicono era medico dottore. E questo Giovanni Battista Riva si sposa nel 1727 con Marianna Castoreo, che è una delle famiglie più in vista all'epoca di Lugano. L'interno è tipico del palazzo nobiliare del Settecento, con un grandissimo scalone splendido dove i gradini sono fatti di pietra di saltrio, la balaustra è fatta in macchia vecchia di arzo, poi ci sono degli inserti neri di marmo di Varenna con tutta una decorazione in ferro battuto. E poi che caratterizza questo palazzo è il ciclo pittorico voluto dal suo committente, cioè Giovanni Battista, che incarica il pittore di Locarno, Giuseppe Antonio Felice Orelli, di decorare queste sale. Ogni sala ha un affresco dedicato soprattutto al tema di Apollo, è il tema un po' il filo conduttore, quindi delle arti. Quindi ci ricollega al suo committente, che era medico ma era anche un personaggio interessato alla letteratura, alla musica, eccetera, e quindi abbiamo questo ciclo che ricorda attraverso la mitologia questo il suo interesse. La famiglia Riva è estremamente interessante perché è riuscita a conservare le loro abitazioni, i loro palazzi che sono ancora presenti a Lugano, sono visibili ancora oggi. Hanno conservato poi i documenti, quindi tutta una serie di carte dal 500 fino all'800 che permettono di ricostruire la storia, e poi hanno conservato parte del loro arredo, parte della quadreria che ci permette di proporre questa esposizione.